Ciao ragazzi, un nuovo video è una nuova parola da spiegare. Questa parola mi è stata richiesta da diverse persone e quindi oggi accontenterò più persone piuttosto che una. Sto parlando della parola proprio. Ricordatevi proprio, non proprio, che è usato da moltissime persone ma è errato, quindi ricordatevi che ci sono due R nella parola, quindi proprio. Che cos'è proprio? Proprio può essere sia un aggettivo sia un avverbio, e ora vediamo di spiegare nella maniera più semplice possibile come si utilizza questa parola in queste due versioni. Come aggettivo, prima di tutto, proprio significa, indica qualcosa che appartiene a una determinata persona, quindi che appartiene a qualcuno, a qualcosa. Ricordatevi che è un aggettivo, quindi è una parte variabile del discorso che cambia il genere e il numero, e quindi prende il sesso e il numero del sostantivo a cui si riferisce. Quindi se io, ad esempio, devo dire rosa, l'aggettivo proprio per rosa sarà propria, rose proprie, affari propri, quindi è un aggettivo. Quindi ricordatevi che varia quando è aggettivo, varia in base al genere e al numero del sostantivo a cui si riferisce e di cui esprime una qualità, che in questo caso è appunto l'appartenenza. Facciamo un pratico esempio di questa parola utilizzata come aggettivo. Le persone dovrebbero farsi gli affari propri. Che significa in questo caso l'aggettivo propri? Significa che questi affari appartengono a loro stessi. Infatti, noi possiamo tranquillamente dire anche le persone dovrebbero farsi gli affari loro. Quindi, propri possiamo utilizzarlo per sostituire l'aggettivo possessivo, mio, tuo, suo, loro, eccetera. Quindi può sostituire l'aggettivo possessivo, rendendo però il concetto di possesso più forte, più marcato, quindi dando una maggiore evidenza proprio al concetto di appartenenza che esprime. Ad esempio, possiamo anche fare questo esempio. Ognuno festeggia il Natale con la propria famiglia. Potremmo anche dire ognuno festeggia il Natale con la sua famiglia. Quindi in questo caso possono essere considerati sinonimi. Quindi anche qui vediamo che l'aggettivo proprio va a sostituire l'aggettivo possessivo sua. Ognuno festeggia il Natale con la sua famiglia. Ognuno festeggia il Natale con la propria famiglia. Però quando utilizziamo l'aggettivo proprio rispetto al semplice aggettivo possessivo, stiamo dando un'importanza più forte al concetto di appartenenza, di possesso. Sempre come aggettivo, la parola proprio indica qualcosa che, o una qualità meglio, che appartiene in modo particolare ad una persona, ad una cosa, oppure anche a una categoria di persone. Facciamo un esempio. La ragione è una qualità propria degli esseri umani e non degli animali. Che cosa significa in questo caso l'aggettivo propria? Significa tipica, perché noi potremmo dire la ragione è una qualità tipica degli esseri umani. La ragione è una qualità propria degli esseri umani. Anche in questo caso propria è un aggettivo, però esprime il fatto che questa qualità appartenga ad una categoria di persone, quindi alla categoria degli esseri animali, e indica che questa qualità è tipica, è proprio in particolar modo appartenente alla categoria degli esseri umani. Facciamo un altro esempio simile. Il raffreddore, quello che avevo io qualche giorno fa, è un sintomo proprio dell'influenza. Cioè, il raffreddore è un sintomo tipico dell'influenza, caratteristico dell'influenza, che caratterizza l'influenza, che è più generale.
Quindi anche qui usiamo l'aggettivo proprio. In questo caso non possiamo sostituire l'aggettivo proprio con un aggettivo possessivo, perché non possiamo dire raffreddore è un sintomo suo dell'influenza, proprio dell'influenza. No, in questo caso proprio sta a significare tipico. È anche vero che questo aggettivo, come abbiamo visto nel video sugli aggettivi, questo aggettivo può diventare sostantivato, cioè può diventare quasi come un sostantivo, come un nome. In senso neutro, ad esempio, immaginate, pensate a questa frase che avrete sicuramente sentito dire tante volte. Ognuno pensa al proprio, ognuno si preoccupa del proprio. E magari uno che non capisce niente dice: ma che significa del proprio che cosa? In questo caso proprio è un aggettivo sostantivato, quindi funziona esattamente come un sostantivo e significa le proprie cose. I propri problemi, quindi ognuno pensa al proprio, significa che ognuno pensa alle sue cose, alle proprie cose, alla sua vita, alle sue cose personali. Ognuno si lamenta del proprio, ognuno si lamenta dei propri problemi, dei suoi problemi. Questo è il senso generale dell'aggettivo sostantivato proprio. Anche immaginiamo che ci sia che ne so, un'alluvione, una catastrofe. Allora magari io posso dire una frase tipo: in caso di pericolo, in caso di emergenza, ognuno cerca di salvare il proprio, cioè ognuno cerca di salvare le proprie cose. Bene, abbiamo detto che la parola proprio però non è solamente un aggettivo. Aggettivo, aggettivo o aggettivo sostantivato, ma è anche un avverbio. Che cosa significa proprio come avverbio? Quando noi sentiamo dire è andata proprio così, qui non è un aggettivo perché non c'è nessun sostantivo a cui si riferisce la parola proprio. Infatti, nella frase è andata proprio così, non sono presenti sostantivi a cui abbinare questo aggettivo. Infatti, in questo caso proprio non è più un aggettivo, ma è un avverbio e significa esattamente. Quindi, dire è andata proprio così e dire è andata esattamente così è la stessa identica cosa. Quindi, proprio in questo caso ha un valore rafforzativo e significa esattamente. Quando noi diciamo scocciati, stufati, proprio adesso mi dovevi telefonare, nel senso mi stai disturbando, mi dovevi chiamare esattamente in questo momento che sono occupata, ecco, anche in questo caso proprio significa esattamente, in questo stesso momento, proprio adesso mi dovevi telefonare. Oppure il figlio che dice alla mamma. Immaginiamo il figlio che vuole fare la merenda e sbriciolare tutto il pane sul tavolo e la mamma ha appena finito di pulire. Quindi il bambino dice alla mamma: mamma, voglio fare la merenda sul tavolo. E la mamma risponde: proprio adesso, come per dire, proprio in questo momento che ho appena pulito, sei un danno, non la fai, non mangi. Dice così. Come avverbio, proprio significa anche veramente, davvero. Ad esempio, quando noi facciamo un complimento a una persona e le diciamo questo vestito ti sta proprio bene, significa questo vestito ti sta davvero bene, ti sta veramente bene, ti sta proprio bene. Oppure siamo stati invitati a cena da un nostro amico, una nostra amica. Gli facciamo i complimenti per il piatto che ci ha preparato e diciamo: questo piatto è proprio squisito, questo piatto è veramente squisito. Vi sarà capitato di voler dire o di aver detto una cosa del genere. Quindi questi sono i valori e i significati, gli utilizzi più importanti della parola proprio. Ricordatevi che come aggettivo è quindi una parte variabile del discorso che cambia in genere e in numero a seconda del sostantivo a cui si riferisce. Come avverbio, invece, rimane identico perché l'avverbio, vi ricordo, che è una parte invariabile del discorso. Quindi,
in qualsiasi punto della frase, quando proprio è un avverbio, rimane proprio, senza cambiare in genere e in numero, rimane esattamente così com'è. Spero che questo video vi sia stato utile. Fatemi domande se non avete capito qualcosa, offritemi degli esempi, mettete mi piace al video, condividetelo scusate, con le persone che pensate possano essere interessate a questo genere di spiegazioni. Vi ringrazio per avermi seguito, fate tanti esercizi sul sito www.impariamoitaliano.com, mettete mi piace alla pagina Facebook di Sgrammaticando e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacione!